di pari passo dobbiamo investire in infrastrutture, cioè creare delle infrastrutture per rendere la mobilità comunque sicura. Allora, io ho 3 figli, una moglie, quindi in tutto siamo in 5. Io utilizzo quotidianamente la bicicletta, tutti quanti, quindi ho dei rimorchi attaccati alla bicicletta, sotto la neve, con l'acqua. I miei figli li porto tutti in bicicletta. Quando siamo tutti in strada, le macchine, proprio per lo spazio che noi occupiamo fisicamente, non passano, e per me scendere in strada in queste condizioni è una forma di guerra, perché perché gli spazi non ci sono, le macchine suonano, le macchine ci vengono addosso. Mi chiamo Federico Sbrana, sono un cittadino di Biella. Io vivo a Biella, una bellissima cittadina di circa 45.000 abitanti, genitore di 3 figli che sono dalla scuola dell'infanzia fino alla quinta della scuola elementare. E sono un ex maresciallo dei carabinieri, quindi ho curato di fatto tutti i problemi legati alla mobilità urbana sostenibile. Ho comunicato molte volte alle famiglie i morti dei propri figli, e questo per me ha determinato una svolta nella mia coscienza. Allora, i miei interventi sono da un punto di vista culturale. Quindi culturale significa che per insegnare a tutte le persone a rispettare le regole di convivenza civile, che significa educazione stradale e quindi un lavoro di prevenzione, bisogna intervenire nelle scuole. E nell'educazione stradale ci sono i principi per una mobilità urbana sostenibile. Quindi promuovere l'uso della bicicletta nella quotidianità per lo sviluppo delle capacità motorie di ogni bambino, lo sviluppo di una coscienza di un ambiente sostenibile, perché l'ambiente è di tutti e questi aspetti devono essere condivisi. Noi adesso, per esempio, stiamo pedalando. Io sento freddo, osservo, parlo con te, mi godo i profumi, mi godo la natura, mi godo questa straordinaria città di Biella che è fantastica. Se questi principi fossero applicati a tutti i settori della vita quotidiana di ognuno, noi vivremmo molto meglio. Non basta andare nelle scuole e fare conferenze e comunicare, perché la comunicazione non ha niente a che vedere con l'insegnamento, e l'insegnamento risponde ad un principio fondamentale: didattica, perché il messaggio sia portato a destinazione in modo consapevole. Ok. Oh, com'è andata? Bene. Sei preciso, avevi anche il tono di voce giusto. Sì. Sì. Poi chi te ferma più?